Buongiorno signori, sono in via Volta e questa è via 23 marzo, appena asfaltata, da un mese. Col classico asfalto di merda all'italiana. Guardate già. Già un mese, sì. Neanche è piovuto tanto, eh. Cioè già. Si sta già asfaltando da solo, ragazzi. Però un mese, ragazzi, non riesco neanche a. No, perché? Perché il bitume costa. Se sono qui si stanno già staccando da soli, oh. Già da soli si stanno già staccando. Non ho ancora capito questi deficienti che asfaltano le strade, non tutti ovviamente, che facendo l'asfalto magro così. Che questa ghiaia non solo ostruisce le fogne, ma soprattutto è la morte di un motociclista, anche un ciclista. Appena asfaltata, qui vedete, guardate nel tombino cosa c'è, qui sopra il tombino. Qui hanno tentato di asfaltare anche il tombino all'interno. Questo invece visivamente si sta. No. Già fatica sta attaccato tutto il terreno, prima volevano fare attaccare anche l'asfalto sul metallo, eh. È come mettere un pezzo di scotch su un muro sporco di polvere, cioè neanche ci arrivano. Guardate, fatto un mese fa, è già ridotto a granella. Logicamente, guardate la finezza di come scende qua. Qui ci sono 3 centimetri, 3 centimetri. Questi salti quando passano le macchine non fanno altro che staccare questo asfalto appena messo, magro, chiaramente, magro, con poco bitume si vede, che si sta già sfaldando da solo, non sono neanche capace di fare guardate i tombini. Come sono 2 centimetri sotto appena asfaltato, non è perché loro credono che col peso delle auto o dell'atmosfera, perché noi abbiamo un peso sulle spalle dell'aria, si abbassi da solo, capito? Però sono ancora convinti, capito? Che sì, col peso dell'atmosfera dell'aria si abbassi, notate infatti tutta questa ghiaia qui, è tutto il residuo di questo asfalto che già si sta già sfaldando e ha piovuto ancora poco. E poi il bello che neanche hanno la voglia di raccoglierlo, quella gente scivola, si fa male, anche in bicicletta, i pedoni, questo asfalto qui. E quando c'era questo dialetto qui era morte per un anziano può scivolare benissimo, per non parlare delle moto. Io sono un motociclista per natura, no, neanche hanno uso un aspiratore per tirare su questi residui di questo asfalto di merda, neanche fatto a filo, di questo marciapiede che manca anche un palo poi. Non sono neanche capaci di farlo, l'hanno fatto praticamente un centimetro oltre. Non sono neanche capaci di farlo a filo con qua. E l'hanno grattato, mi ricordo, eh. Ma credo che l'abbiano fatto una settimana fa, sì, mi ricordo che c'era la macchina che ha tolto del che sfatto, hanno grattato tutto e ha messo nuovo. Non sono riusciti neanche a metterlo nuovo a filo del marciapiede, questa specie di marciapiede pedonale, diciamo, quel passo del pedonale qui, neanche, non sono neanche riuscito a metterlo a filo. Pazzesco. E l'hanno grattato, non è che l'ha messo sopra, hanno grattato quello sotto. E mamma mia, che pena, che roba, guardate che schifo, guarda, questi residui, questa roba qui col tempo come vedete si sta già sfaldando da solo. E col tempo va a finire nelle fognature questa roba qui, intasando le fogne.
perché c'è le parti più grosse, da qualche parte deve andare. Quando pioverà, però, quando pioverà forte, va dentro i tombini, ad esempio qui c'è un tombino, va dentro i tombini, e cosa succede? A questo materiale, passa, quando piove tanto, passa, qui a filo, passa e entra nei tombini, otturandoli, perché logicamente non si sciolgono. Hanno uno spessore i tombini, quindi logicamente dopo l'acqua non riesce a defluire bene. Mamma che pena, come vedo queste cose, come si lavora la carlona veramente. Mamma mia, anche quando fanno le cose nuove lavorano sempre alla carlona. Alla carlona chi era a campare, là le righe, si ci prendono le righe non si vedono. Mamma mia, che pena, io non so se ridere o piangere, anzi mi sa che mi trattengo, se non dopo viene in mente l'ansia. È una cosa penosa, penosa e vergognosa. Vabbè, grazie della visione, signori, della pazienza e salve a tutti.